Buonasera e ben ritrovati al TG2000. Cari amici, buonasera. In apertura questa sera torna l'assurda vicenda di Asia Bibi, la donna cristiana, madre di 4 figli, condannata a morte per blasfemia in Pakistan. L'alta corte di Lahore ha purtroppo confermato questa mattina la sentenza di primo grado. Tutte le speranze di fermare il boy adesso sono nel ricorso alla Corte Suprema. Sentiamo Nicola Ferrante. Condannata perché assetata, blasfema perché ha osato bere, ma prima di tutto perché cristiana. Nuovo doloroso capitolo in Pakistan per la storia di Asia Bibi, la madre di 4 figli. Questa mattina l'alta corte di Lahore, titolare del procedimento in secondo grado, ha convalidato la sentenza di primo grado. In pratica la corte d'appello conferma la condanna a morte emessa da quella del Punjab nel 2010. Asia Bibi deve morire e deve morire per impiccagione. La vicenda risale, lo ricorderete, al giugno 2009, quando Asia, una lavoratrice agricola, arriva stanca e assetata a un pozzo per attingere acqua. Lo fa toccando i recipienti con le mani, un gesto proibito dall'Islam. A lei che è cristiana ne nasce un diverbio con alcune donne musulmane presenti, le quali sostengono che Asia in quella circostanza abbia anche offeso il profeta Maometto. La testimonianza di 2 di quelle stesse donne è stata decisiva anche per questo secondo giudizio. La giustizia è sempre più in mano agli estremisti, ha denunciato l'avvocato di Asia Bibi lasciando l'aula. Mentre in Pakistan si fa opprimente nei confronti della libertà religiosa, il rapporto con le minoranze, lasciando spazio al fondamentalismo. Come denuncia il fratello di Shabazz Bhatti, compianto ministro cattolico per le minoranze religiose, barbaramente trucidato nel 2011 proprio per aver difeso Asia. Mi è giunto stamattina questa notizia di condanna a Asia Bibi che ci ha lasciato molto perplessi e molto doloranti, e mi ha dimostrato questa decisione che più deboli non sono protetti in Pakistan. È una cosa che ci ha sconvolti. Credo che per Asia Bibi esiste un'altra possibilità di ricorrere alla Corte Suprema, dove spessissimo queste persone qua vengono assolte e dove c'è possibilità di avere una giustizia più trasparente. Asia Bibi si trova dietro le sbarre da 2000 giorni, era il 19 giugno 2009 quando fu portata in carcere, un'attesa lunga 5 anni per una sentenza violenta. Per lei si era mobilitato il mondo intero nel 2010, lo ricorderete, anche Papa Benedetto aveva rivolto un appello per la sua liberazione. L'avvocato di Asia e il marito non hanno dubbi, ricorreranno alla Corte Suprema, terzo e ultimo grado di giudizio. Da oggi la vita di Asia è sempre più appesa a un filo di speranza. Questa condanna ad Asia Bibi oggi mi fa ricordare mio fratello Shabazz, che aveva dedicato 28 anni di sua vita per proteggere tutti quelli che soffrivano di accuse false, che erano marginati, che erano perseguitati per la loro fede. Oggi io credo che noi molto più di prima dobbiamo essere uniti, e anche il mondo internazionale deve unirsi. E torniamo in Italia con la politica. Furibonda la reazione delle regioni ai tagli previsti dalla nuova legge di stabilità, tagli definiti inaccettabili, e i timori sono per un'esplosione della tassazione regionale. Ci spiega tutto Augusto Cantelmi. Ci sono quelli che la amano e da sogno, poi ci sono quelli che la odiano, insostenibile e inaccettabile. La manovra da 36 miliardi varata dal governo divide come non mai partiti, anche nel loro interno, associazioni, sindacati ed enti locali. In attesa del giudizio della Commissione europea, alla fine l'unico che conta, detrattori e ammiratori incrociano le lame intorno a quello che il governo considera un provvedimento rivoluzionario. A lanciare il primo pesante assalto sono le regioni, che lamentano tagli indiscriminati e minacciano a loro volta aumenti delle imposte su sanità e trasporti. Un taglio di 4 miliardi sulla spesa delle regioni non si regge senza toccare la sanità e il trasporto pubblico, che sono le due voci che insieme fanno il 90% della spesa.
Ma il premier Renzi non ci sta, ribatte a muso duro e con una serie di tweet attacca i governatori invece di alzare le tasse cominciate dagli sprechi. Nessuna risposta invece ai sindacati, che anche loro giudicano negativamente il provvedimento. La manovra divide anche il fronte politico. Prudente Forza Italia, che comunque critica l'assenza di coperture. Di bluff invece parla il Movimento 5 Stelle, mentre per la sinistra del Partito Democratico si tratta di una manovra troppo di destra. Ci sono tuttavia anche molti giudizi positivi sulla scia di quello entusiastico del leader di Confindustria Squinzi. Da parte sua il governo difende le scelte compiute a Milano per il vertice dei paesi dell'Europa e dell'Asia. Renzi ribadisce la necessità di politiche incentrate sulla crescita. Una crescita globale che sia sostenibile, ma anche una crescita globale che sia in grado di affrontare le difficoltà finanziarie e occupazionali che alcune zone del mondo stanno vivendo. Anche per questo il ministro dell'economia Padoan invece si dice sicuro che alla fine la manovra otterrà il via libera dalla Commissione europea. Le coperture ci sono, assicura il titolare del dicastero di via 20 settembre, convinto che la manovra creerà più lavoro e farà voltare pagina al paese. I mercati intanto, dopo il crollo di ieri, hanno vissuto un'altra giornata nera. Proviamo a capire il perché e le conseguenze sulla nostra vita al di là dei tecnicismi degli economisti. Giorgio Schiavoni. Non accenna a placarsi la bufera sui mercati finanziari. L'aggravarsi della situazione economica e finanziaria in Europa e nel resto del mondo sta inducendo ormai da 8 giorni consecutivi gli operatori a vendere in blocco tutto ciò che non è considerato più che sicuro. A pagare lo scotto di queste operazioni è anche il nostro paese, ovviamente. La borsa di Milano continua ad accumulare grosse perdite, mentre lo spread dei titoli di Stato italiani torna ai livelli di inizio anno, prima che Renzi diventasse premier. Sono molte le cause di questo scossone. Supponendo che siano dei cerchi concentrici, si può partire dalla congiuntura economica globale, che va peggio di quanto previsto, con i principali mercati emergenti e gli Stati Uniti che stanno rallentando la crescita. I margini di manovra delle banche centrali poi sono ormai ridotti dopo anni di interventi di ogni tipo. E lo spettro della deflazione si fa sempre più serio in Europa. L'altra recente grave minaccia alla stabilità del vecchio continente proviene dalla Grecia, che vuole rinunciare anticipatamente agli aiuti internazionali per liberarsi della troica, ma ancora non ne ha la forza. Infine, anche la salute delle banche europee desta molta preoccupazione, con un rapporto ufficiale sulle loro condizioni atteso per il 26 ottobre. Secondo indiscrezioni, gli istituti italiani e quelli ciprioti non ne uscirebbero affatto bene. Ma torniamo sui contenuti della nuova legge di stabilità, le novità più importanti nel servizio di Federico Plotti, e poi sentiamo le opinioni di due esperti, uno pro e uno contro, raccolte da Giuseppe Caporaso. 119 pagine, 47 articoli per spiegare una manovra da 36 miliardi di euro. Dopo una lunga rincorsa, la legge di stabilità è ormai nero su bianco. L'obiettivo del governo è la crescita, meno tasse, più sgravi fiscali per rilanciare consumi e lavoro. Ma vediamo nello specifico quali sono i punti principali. Un'importante novità è rappresentata dalla possibilità per i lavoratori di avere in busta paga il TFR maturato nel corso dell'anno. Scatterà su base volontaria da marzo 2015. L'importo sarà soggetto a tassazione ordinaria e la richiesta, se fatta, sarà irrevocabile fino al 2018. Sono esclusi da questa possibilità i lavoratori pubblici, i lavoratori domestici e quelli del settore agricolo. Confermato poi il bonus di 80 euro mensili, come confermata anche la platea degli aventi diritto. Per incentivare le assunzioni sono previste agevolazioni per chi assumerà a tempo indeterminato. Buone notizie per le imprese: per 3 anni niente contributi da versare per i neoassunti. Arriva anche il fondo famiglia, che avrà una dotazione di 500 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015, denaro da destinare al finanziamento di interventi in favore delle famiglie anche attraverso misure di carattere fiscale. C'è poi la conferma per un altro anno, fino al 31 dicembre 2015, dell'eco bonus e del bonus ristrutturazioni, validi anche per i condomini. Sul fronte lavoro, nella manovra finanziaria c'è anche un colpo da 1 miliardo di euro per la stabilizzazione delle posizioni precarie della scuola. E sempre per quanto riguarda il lavoro, il governo interverrà con 1,5 miliardi di euro aggiuntivi a sostegno dei nuovi ammortizzatori sociali. Una manovra, come abbiamo detto, che vale 36 miliardi di euro. Le coperture arriveranno principalmente dalla spending review e dalla lotta all'evasione fiscale. Fibrillazione tra il governo italiano e l'Europa, che cosa porterà secondo lei? Un grande bluff. Sono tutti già d'accordo per vedere un'Italia che correggerà di pochissimo, di qualche miliardo, la manovra proposta, e la Commissione europea che farà finta
di adeguarsi e resteremo con questi numeri ma con una crescita pesantemente più bassa di quella che prevediamo. La manovra ha qualche spazio per una crescita reale del paese? Ma assolutamente no, perché come lei sa la crescita in questo momento viene da maggiori investimenti pubblici. Gli investimenti pubblici sono assolutamente in calo, la diminuzione di tasse porterà a una tesorizzazione da parte delle famiglie e delle imprese che hanno paura di investire in questo momento e quindi non vedremo quel rilancio di cui ha bisogno il Paese. Quello di cui avevamo bisogno era una spending review forte che avrebbe finanziato gli investimenti pubblici e la spending review non c'è stata. Avremmo potuto sforare il deficit e fare investimenti pubblici, abbiamo deciso di lasciare tutto com'è. Il suo giudizio su questa manovra varata dall'esecutivo? È migliore delle altre perché per la prima volta il governo ha capito che tagliare le tasse e tagliare la spesa nella stessa entità sarebbe recessivo. In questa manovra c'è un taglio della spesa che è minore, 15 miliardi, rispetto all'impatto complessivo della manovra, cioè il taglio di tasse più spese che arriva a 36 miliardi. È troppo tiepido o è il giusto atteggiamento da parte del governo nei confronti dell'Unione Europea? Il governo deve fare un passo in più, non basta dire che il fiscal compact è stupido, bisogna capire che tutti stanno violando le regole, molti paesi sono oltre il 3%, la Germania non rispetta il surplus, la BCE non ci dà il 2% di inflazione. È arrivato il momento di convocare una conferenza, una Bretton Woods per il cambiamento delle regole in Europa e noi abbiamo lanciato questo appello, 300 economisti italiani l'hanno sottoscritto. Chiediamo questo a Renzi. Cambiamo argomento, altra giornata di acceso dibattito in Vaticano al sinodo straordinario sulla famiglia. Concluso il lavoro dei gruppi ristretti, si va verso la stesura del documento finale. Allora, a Piazza San Pietro c'è per noi Cristiana Caricato che ci spiega tutto. Sì, buonasera. Il dibattito si trasferisce nuovamente nell'aula del Sinodo dopo il lavoro dei circoli minores, gruppi linguistici che hanno apportato emendamenti, correzioni, dubbi e obiezioni a quella che è stata la relatio post disceptazione, ma vale dire la relazione intermedia che era la sintesi della prima settimana di lavori. Dibattito acceso, come avete detto, perché naturalmente c'è stato molto confronto nei circoli dove era più possibile per i padri sinodali esprimere con più larghezza di tempo le proprie opinioni e sono state ovviamente apportate già delle potremmo dire modifiche comuni. Soprattutto c'è la necessità comune di proporre un modello positivo di famiglia cristiana, cosa di cui la relazio intermedia sembrerebbe un po' difettare. C'è la necessità di riproporre un Vangelo della famiglia e poi anche però la conferma di questa linea della misericordia, di accoglienza, dell'accompagnamento che è stato un po' il leitmotiv di questa prima settimana di lavori nelle congregazioni generali. Il lavoro dei circoli minori si è concretizzato in alcune relazioni, queste relazioni sono state rese pubbliche proprio per volere dei padri sinodali. Ora di nuovo in aula si discuterà su come pervenire a un documento finale, la Relatio Sinodi, che poi sarà portata all'attenzione del Santo Padre dopo l'approvazione per votazione. Questo quindi l'iter, naturalmente ancora si vive di confronti di diverse posizioni. Oggi alla briefing era presente uno dei protagonisti del Sinodo, l'arcivescovo Christoph Schomburg, arcivescovo di Vienna, e naturalmente lui è stato un po' il bersaglio di molte domande dei giornalisti, anche perché sicuramente i suoi interventi hanno in qualche modo segnato il dibattito sinodale. Ma vi racconta tutto Paolo Fucili nel pezzo che tra poco vedremo. Io restituisco la linea allo studio. La scadenza di sabato incombe, votazione sì o no della relazione finale del sinodo straordinario sulla famiglia, con incorporati rispetto alla bozza tracciata a lunedì centinaia di vari emendamenti, integrazioni e modifiche, se non veri e propri rifacimenti proposti dai 10 gruppi linguistici in cui l'assemblea è stata divisa. E le lamentele per la scarsa qualità delle traduzioni sono il minimo rispetto allo sforzo di sintesi ancora necessario. La strada si fa più faticosa proprio con l'avvicinarsi alla meta.
Questo, d'altra parte, è il camminare insieme che il nome di questa istituzione richiama, commenta sereno il cardinale Schönborn di Vienna. È la prima volta che ho l'impressione si tratti di un autentico sinodo. Autentico. Capita così che l'italiano B denunci senza mezzi termini la fretta di arrivare ad alcune conclusioni parlando di populismo che tutto assopisce. Mai tentennare, esorta l'italiano C, parlando di peccato, adulterio, conversione e anche di importanza educativa della castità, aggiunge lo spagnolo A. Più in generale, riflettono gli anglofoni, manca un incoraggiamento a chi vive come sposo e genitore con fedeltà gli insegnamenti della Chiesa. Così rischiamo persino di scoraggiare un giovane che volesse sposarsi. Che Dio li aiuti, augura tra il serio e il faceto padre Lombardi alla commissione, allargata oggi da 9 a 11 membri, incaricata ora di fare sintesi di posizioni assai lontane, specie sul tema cruciale dell'accesso ai sacramenti ai divorziati risposati, senza però rinnegare accoglienza, rispetto, misericordia dell'approccio di fondo, di cui parla Schönborn, raccontando anche della sua esperienza di figlio di divorziati, aiutato dalla fede a superare quel trauma, e ai giornalisti suggerisce con un sorriso di non pensare a chissà quali conflitti tra due partiti. Accade spesso nella famiglia, la mamma dice è troppo pericoloso, il papà dice no, hai paura. Siamo in una grande famiglia, è così. E cambiamo decisamente argomento, vertice di sicurezza negli Stati Uniti per pianificare la lotta alla diffusione del virus Ebola, grande attenzione anche da parte dei leader europei, ma dall'Organizzazione Mondiale della Sanità arriva una parziale rassicurazione, difficile dicono che il virus si trasformi in epidemia in Europa e Stati Uniti. Si moltiplicano però gli allarmi in entrambi i continenti, dopo l'infermiera che curò il paziente americano poi deceduto a Dallas, sarebbe stata contagiata anche una seconda infermiera ora ricoverata in preda ad una forte febbre. È un caso sospetto anche nella prestigiosa università di Yale, dove è finito in ospedale un ricercatore rientrato pochi giorni fa dalla Liberia, mentre sono state chiuse per precauzione due scuole in Ohio. Un membro del personale sarebbe stato infatti sullo stesso aereo della seconda infermiera di Dallas infetta. E preoccupano in Europa, a Parigi, i sintomi ancora di un'infermiera entrata in contatto con un'operatrice sanitaria contagiata in Liberia e poi curata nella capitale francese. La donna è stata trasportata in ospedale dai vigili del fuoco che indossavano scafandri di protezione. E allerta anche a Madrid, un passeggero nigeriano di un volo Air France in arrivo da Parigi ha mostrato oggi sintomi della malattia ed è stato trasportato all'ospedale Carlo III per le analisi. Tutti i 163 passeggeri a bordo del Parigi-Madrid sono stati fatti scendere dall'aereo. Ed ora la missione della CE in Iraq con la visita di Monsignor Galantino ai campi profughi, dove ha incontrato, ha ascoltato la triste vicenda dell'esilio dalla viva testimonianza delle vittime. Ebbene, ecco il suo racconto. Sono tornato appena stamattina e si è trattato di dare continuità alla giornata che come Conferenza Episcopale Italiana e come Chiesa Italiana abbiamo dedicato proprio alla preghiera, alla solidarietà, alla vicinanza. Questo cammino di vicinanza continuerà, andrà avanti, non finisce qui. Sì, questo è molto importante, un cammino di vicinanza che io direi prima di essere un cammino di vicinanza fatto di scelte, di gesti concreti, di impegni concreti, c'è soprattutto la voglia di rispondere a una domanda precisa che ci è stata fatta. Non ci dimenticate, fate conoscere la nostra realtà. Me ne ha commosso due realtà. Una, proprio ieri sera, forse ce l'ho qui, una signora ha voluto mettermi lei, ha voluto darmi la sua corona e ha voluto che la indossassi, ma per dirmi ricordatevi di pregare per noi. E tenete presente che gente che stava in una sola struttura, stavano 1300 persone, quindi bambini, ammalati, ma lei ha voluto, mi ha detto portateci qualcosa, ti do la mia corona perché tu possa pregare per me, possa pregare per noi. Io ho incontrato anche i due dei tre vescovi di Mosul, loro sono scappati con i loro cristiani, i sacerdoti. Ho chiesto a un sacerdote, a padre Paolo: Paolo, ma tu quando sei arrivato qui? Ma io sono arrivato con la mia gente, ho fuggito, ho lasciato anch'io la mia casa, la mia realtà con loro, e quindi siamo qui tutti quanti insieme. Dove vado se non con loro?
E parliamo di maltempo dopo Liguria, Piemonte, Emilia e Toscana. Dalla notte scorsa emergenza maltempo dove una bomba d'acqua ha causato una vittima. Intanto allerta della Protezione Civile per temporali, criticità idrogeologica e idraulica nelle zone appenniniche nella pianura dell'Emilia Romagna occidentale. La fase di attenzione attiva dalle 18 di oggi per 30 ore fino alle 24 di domani riguarda i bacini Secchia Panaro, quelli del Trebbiataro e la pianura di Parma Piacenza, dove si prevedono temporali dal pomeriggio di oggi alla prima metà della giornata di domani. Facebook e Apple daranno incentivi finanziari alle loro dipendenti che decidono di congelare i propri ovuli perché possono posticipare la maternità e dedicarsi interamente alla carriera. Allora, cronaca e commento nel servizio di Pierluigi Vito. Come conciliare desiderio di maternità e carriera lavorativa? Per aziende americane della Silicon Valley la risposta è il freezer, ovvero se sei una dipendente che non vuole restare a casa per una gravidanza nel timore che i colleghi ti superino sul lavoro, l'azienda ti offre un bonus di $20,000 per conservare i tuoi ovociti congelati e poi più avanti tentare la fecondazione assistita. Tentare è la parola giusta perché questa è una procedura che tra i 40 e i 43 anni ha probabilità di successo tra il 15 e il 5% dei casi. La strada l'ha aperta Facebook, a gennaio dovrebbe toccare ad Apple, poi seguirebbero Google e Microsoft. L'intenzione che appare è quella di creare un vantaggio per le donne. In realtà ho l'impressione che crei un vantaggio per le aziende stesse, perché possono entrare all'interno di decisioni che sono private, che sono dell'intimità delle donne, degli uomini e delle famiglie. È un aiuto alle donne perché possano prendersi cura delle proprie famiglie senza rinunciare al meglio per le loro vite, si sono difese le aziende di fronte alle polemiche scaturitesi all'annuncio dell'iniziativa, ricordando anche altri benefit simili, come $4,000 in busta paga alla nascita di ogni figlio e $15,000 a disposizione di chi ha bisogno di cure contro la sterilità che stanzia Facebook per i dipendenti. Ma viene naturale chiedersi se davvero questa sia la risposta migliore alle esigenze di conciliare famiglia e lavoro. La conciliazione famiglia-lavoro è un'altra cosa e si può attuare in molte altre forme, orari flessibili, lavoro a casa, lavoro a distanza, la possibilità di alternare o di decidere gli orari con colleghe e colleghi. Entrare così pesantemente da parte delle aziende in scelte di questo tipo io lo trovo non moralmente accettabile. E torniamo a parlare della giornata di Papa Francesco. Il pontefice nella messa Santa Marta questa mattina ha centrato la sua omelia sulla preghiera di lode, una preghiera, detto, che non facciamo abitualmente perché siamo invece abituati a pregare per chiedere cose a Dio e non per ringraziarlo. Ecco le sue parole. Noi sappiamo pregare benissimo quando chiediamo cose, anche quando ringraziamo il Signore. Ma la preghiera di lode è un po' più difficile per noi, non è tanto abituale lodare il Signore. E questo lo possiamo sentire meglio quando noi facciamo memoria delle cose che il Signore ha fatto nella nostra vita. In Lui, in Cristo, ci ha scelti prima della creazione del mondo. Ma benedetto sei, Signore, perché Tu mi hai scelto. È la gioia di una vicinanza paternale e tenera. Liberi di credere è il titolo del TG Post di questa sera, che ci porterà in Indonesia, la nazione con il maggior numero di musulmani nel mondo. Nel reportage di Maurizio Dischino, le testimonianze di fede e conversione in un paese in cui la convivenza interreligiosa non sempre è così scontata. Grazie allora per averci seguito e rimanete con noi. Arrivederci. Buona serata.